La regione siciliana non rinnova il contratto di lavoro ai propri dipendenti dal dicembre del 2005. Una norma fatta da Monti prevede un blocco dei contratti per 4 anni, questi ultimi 4 anni. Contemporaneamente però nel resto d'Italia, sia a livello pubblico sia a livello del privato, il quadriennio 2006-2009 è stato rinnovato in tutti i comparti. Cosa che non è avvenuta qua è circa 6.000-7.000 persone della regione guadagnano circa 1.000 euro al mese. Che un funzionario direttivo neoassunto con la laurea entra in amministrazione regionale con 1.200 euro. Questi non sono ovviamente gli stipendi di la favola di cui si parla. E allora noi siamo stati ricevuti da alcuni dei capigruppo, ovviamente più rappresentativi, che costituiscono la maggioranza comunque e o l'opposizione, e abbiamo ottenuto, va bene, la cancellazione del vecchio emendamento che era stato presentato sul personale. Quello, per intenderci, che prevedeva il blocco del contratto in termini economici, che a noi interessa, ma non solo, e soprattutto è stata ritirata l'abolizione dell'Aran Sicilia, che invece verrà rimodulata e continuerà a funzionare. Quindi, ovviamente, tutto questo ragionamento è legato adesso all'approvazione dell'ARS. Abolire l'Aran Sicilia avrebbe significato riportare l'alveo della discussione sindacale in un ambito nazionale e quindi in una contrattazione da non svolgersi non più qua a Palermo ma a Roma con l'Aran Nazionale, inevitabilmente portando quindi il contratto del comparto regione verso il contratto nazionale delle autonomie locali. Noi siamo contrari a questo perché il comparto regione della regione siciliana non accoglie dentro solamente dipendenti che lavorano, che in altre regioni svolgono l'attività di lavoro regionale. Dentro la regione ci sono delle specificità. Abbiamo avuto l'impegno che il governo ritira questa norma. Ovviamente vigileremo perché tutto questo venga approvato così come ci è stato assicurato nella finanziaria, e se sarà così per noi si sarà concretizzato un risultato storico. Noi siamo maledettamente in ritardo, tutte le regioni, tutti i comuni, tutti i pubblici impieghi, compresi gli ultimi, Friuli Venezia Giulia e la provincia di Trento e Bolzano, hanno chiuso i contratti già da tempo. Contratti di lavoro che sono già scaduti alla fine del 2006, quindi praticamente sarebbe un recupero dell'inflazione, come già è avvenuto per tutto il resto del comparto dei dipendenti pubblici a livello nazionale. Il governo stava operando un taglio a tutto quello che era di fondi di riferimento per pagare queste spettanze, e noi siamo qui perché questo non avvenga. Chiediamo semplicemente di essere allineati agli altri, perché se dovessero bloccarci questo contratto noi non ci fermeremmo ad ora, ma all'ultimo contratto che è già scaduto. Quindi le rassicurazioni che vi hanno dato non sono bastate? Guardi, ce ne hanno date così tante di rassicurazioni e poi ci hanno deluso così tante volte che fino a quando non vediamo qualcosa di concreto non ci fermeremo. Credo che sia l'inizio di una lunga serie di manifestazioni di sit-in che faremo.